L'Abruzzo Film Commission è una realtà. Dopo l'approvazione della legge regionale, di cui è stato promotore il consigliere Pierpaolo Petrucci, a Palazzetto dei Nobili la presentazione del logo curato dal regista Massimo Molinari e il punto su ciò che si sta facendo, grazie al direttore regionale Francesco Di Filippo. Dal 1911, con il primo film in Abruzzo, La figlia di Iorio, ad oggi, sono stati girati in regione oltre 150 film. Poi una brusca interruzione, che oggi però sarà colmata da questa struttura regionale che ha l'obiettivo di promuovere il territorio e riportare il ritorno economico sul posto. Stefano Albano, segretario comunale del PD, ha partecipato attivamente a questo progetto, ha ricordato Pietrucci. Giornata importante, non vi nascondo una certa emozione, un grande entusiasmo nell'annunciare l'Abruzzo Film Commission. Uno strumento straordinario che risponde a due esigenze, quello di crescita economica e quello della promozione di un territorio, soprattutto come il nostro, che ha bisogno di recuperare un certo marketing, perché le grandi calamità naturali, le tragedie che ci hanno colpito ovviamente hanno fatto scendere un po' l'immagine dell'Abruzzo. E siccome siamo convinti che noi siamo ancora un territorio che può esercitare dei fattori di attrazione, lo strumento dell'Abruzzo Film Commission, della Film Commission, risponde a queste due esigenze. Io penso che con questa grande partecipazione e sensibilità che si è mossa intorno a questo strumento e grazie anche a una grande generosità e disponibilità di tutto il sistema cinema d'Abruzzo, io penso che noi ce la faremo nei prossimi anni e davvero potremo tornare a sorridere e trasformare l'Abruzzo in un set cinematografico a cielo aperto. Io ho coniato due termini, set in the region e set in the city. Penso che davvero noi potremmo tornare ad essere quello che era una sorta di Palm Springs per Los Angeles, cioè una città che potesse essere da attrattore per tutto il mondo del cinema che opera su Roma, e chiaramente la vicinanza con la capitale d'Italia a noi darà grandi benefici attraverso questo strumento. Testimonial d'eccezione l'attrice aquilana Alessia Fabiani. Già ci sono stati degli incontri con le case cinematografiche. L'obiettivo è mettere a regime una struttura in grado di promuovere l'Abruzzo come location per produzioni cinematografiche e televisive, ma non solo, supportarle anche con servizi in loco, privilegiando attività e maestranze locali. Per i finanziamenti ci sono tre asset, la legge sul cinema, il piano di sviluppo rurale e il CIPE. Si stanno stanziando infatti già 2 milioni di euro del CIPE, si sta costituendo anche un albo di associazioni che si chiamerà Abruzzo Cinema. Ci saranno anche 400.000 euro da subito, ha detto Pietrucci, si sta vedendo con le associazioni come muoversi. Il direttore Di Filippo ha spiegato che già ci sono le linee guida e in regione c'è attualmente un'unità organizzativa di 4 dipendenti che prevalentemente lavorano sulla Film Commission. Tra l'altro l'Abruzzo Film Commission è già nel tavolo delle Film Commission nazionali e attualmente sta facendo assistenza a 3 produzioni che lo hanno chiesto. È già avviato tra l'altro il contatto con l'ANCI per creare dei referenti comunali a disposizione di tutte le produzioni che verranno.